Furto e danni di una tabaccheria a Capaccio Pestum. I malviventi, in nottetempo, hanno preso di mira la rivendita di tabacchi ed edicola situata presso il centro ACI Pestum. Con un arnese da taglio è stata aperta la sala cinesca e è diverto il sistema di apertura e chiusura della stessa. I ignoti hanno poi sfondato la porta d'ingresso e si sono introdotti all'interno della rivendita. Qui hanno fatto man bassa di tutto ciò che potevano arraffare, come ad esempio sigarette, gratte e vinci, documenti vari. Il tutto per l'ammontare di circa 20.000 euro divisi tra il valore del furto e l'entità del danno. I ladri hanno agito nel giro di pochissimi minuti, nonostante il sistema di allarme fosse entrato normalmente in funzione. Sul luogo erano in arrivo una pattuglia dei carabinieri e una della vigilanza privata ma gli autori del fatto si erano già dileguati. L'esercizio commerciale è già stato visitato in passato dai ladri, con esiti altrettanto importanti. Il caso fa recendere il problema delinquenza della zona. Nonostante i tanti solleciti da parte dei cittadini, le forze dell'ordine e la cosa pubblica fanno fatica a presidiare in maniera capillare il territorio. Anche a causa della mancanza di uomini e di mezzi. Sempre più attività commerciali si stanno affidando a servizi di vigilanza privata, come anche alla rivendita in oggetto, ma ciò non riesce nel suo scopo deterrente nei confronti di ladri e delinquenti.